esseri addosso ai denti. Come? Pensa che se non avessi dovuto lanciare quei missili, probabilmente. Soltanto lodando la mia esperienza nel... Allora, che impressione ti ha fatto l'aria pulita? Da favola, Pensavo di chiedere a Yermak quale sarà la nostra prossima meta. Scusa, ti ho interrotto. Tranquilla, non c'è problema. Non è rimasto molto a rotare. È orgoglioso di fare la mia parte. Come va, Artyom? Pare che ora il colonnello, volente o volente, abbia un nuovo scopo nella vita. È tutto grazie a te. Ci ricordiamo tutti come ti sei battuto nel dissenso. Perciò, qualunque cosa accadrà, saremo al tuo fianco. Conta pure su di noi. Già. Io invece sto facendo un po' di inventario. È un po' troppo stretto. Pensavo di costruire un bel tavolo da lavoro. Così tutta l'attrezzatura e gli strumenti che troviamo saranno sempre a portata di mano. E i pezzi più piccoli non andranno persi. Useremo questo posto per lavorare alle armi, moliarle, pulirle. Qui saranno al sicuro e nessuno potrà metterci. Certo, dovremo organizzare dei torni, credo sia fattibile. Se trovi delle armi che vuoi tenere, posso riporle sulla roba e le troverai qui quando vorrai cambiarle. Te le restituirò come nuove, di questo puoi stare certo. Se solo penso a quante armi ho pulite e odiato in vita mia. Sia prodotte in serie che artigianali. Certo, è davvero impazzito. Ehi, come va? Certo però che avreste potuto chiamarmi per gridare all'Aurora. E comunque sono ancora convinto che Belzebù fosse meglio. Insomma, se hai un dubbio su un'arma, chiedi pure a me. Le armi sono come donne, sai? Poi, circa 2 mesi fa, hanno caricato un gruppo di persone sull'Aurora. Dopo un po' le guardie hanno fatto scendere tutti e sono tornate da sole.
Dopo tutti quegli anni nella metropolitana, l'aria della superficie sembrava incredibilmente fresca, inebriante. Ma non era per via dell'aria che l'equipaggio era euforico. Il nostro viaggio aveva finalmente una meta, quella indicata dalla trasmissione del bunker governativo negli Urali. Per 20 anni abbiamo creduto che né il governo né l'alto comando dell'esercito fossero sopravvissuti. E invece ci sono ancora. Ma dov'erano quando ci mangiavamo vivi nella metro? Avremo molte domande quando li incontreremo allo Yamantau, se mai riusciremo ad arrivarci. Ciò che resta del nostro paese è in mano nemica, almeno secondo Miller, e dovremo combattere per raggiungere la destinazione. Una piccola squadra contro gli eserciti di occupazione. Quante possibilità abbiamo di farcela e di avere delle risposte? Ti stai congelando, tesoro? Ecco, così potrai scaldarti un po'. Che dici, quante possibilità abbiamo di arrivare vivi allo Yamantau? È l'unica cosa a cui pensa mio padre. Così finalmente riavrà il suo onore e potrà tornare alla metro e alla sua vecchia vita. La vita da cui tu hai sempre voluto fuggire. E pensare che non ti ho mai creduto. E ora me ne sto qui a guardare questa nebbia e a pensare che potrebbe nascondere la nostra vita futura. A proposito, presto dovremmo arrivare al ponte. Merda! Un fuoco! Della gente! Ci sono delle persone! Frenate! Tizi su un carrello! Tutti a rapporto sul ponte! Al più presto! Va tutto bene, Artyom? Merda! Hanno suonato un cilindro! È grave! Possiamo muoverci? No! Siamo bloccati! Merda! Maledetta nebbia! Forse era una specie di posto di blocco! Chi erano? Portavano uniformi? No, indossavano stracci. Anziani, straccioni. Anziani e straccioni. Devono essere le guardie perimetrali. È un incarico che assegnerebbero anche a donne e bambini. Quindi sono loro. Li abbiamo trovati, colonnello. Possiamo esserne certi. Pensavo di incontrarli molto prima. Quel carrello è diretto al ponte. Ci sono delle fortificazioni là. Sembra tutto tranquillo. Un villaggio e una chiesa sull'acqua. Servono informazioni. Artyom, ho segnato un punto sulla mappa. Raggiungilo e scopri il più possibile su quel ponte. Meglio ancora se riesci a catturare qualcuno. Anna, tu coprilo. Signor sì. Vado anch'io con Artyom, fuori forza. No, finché non capiamo bene la situazione, tu non ti allontani di un millimetro dall'Aurora. Se la caveranno benissimo da soli. Yermak, quanto ci vorrà per rimettere in moto l'Aurora? Non lo so! Devo dare un'occhiata al cilindro! Ma direi almeno un giorno! Ok. Mettiti all'altio. Non dimenticare lo zaino. È un nuovo modello, una specie di officina portatile. Il manuale è all'interno. Dentro non ci sono i materiali di base. Quelli dovrai procurarteli tu. Forza, muoviamoci, Artyom. Fate attenzione là fuori. Certamente. Come posto di blocco era piuttosto improvvisato. Quei tizi? Beh, non sembravano affatto dei militari. Solo dei vecchietti. Occhi aperti là fuori. Ricordatevi che quasi tutto il paese è distrutto o occupato. Anche chi parla la nostra lingua potrebbe stare dalla loro parte, per scelta o per paura. Chiaro? Hai sentito quella campana? Evidentemente li abbiamo spaventati. Forse stanno con il nemico, o sono costretti a servirlo. Scendo giù. Fantastico!
Cos'è stato? Vai a dare un'occhiata. Oh.